andale merito hermano con coraje y corazón. Molto, mi ha aiutato molto. Credo che lui appena arrivato ha fatto tante cose per me, mi ha aiutato moltissimo, anche la sua famiglia e anche alla mia famiglia ha aiutato molto. A proposito di famiglia, tu hai un figlio piccolo, sai, come vivi la paternità? Sei molto giovane, come il pocio papà. Hai 23 anni. Insomma, non lo so, questo se lo devono domandare a loro che abitano con me. Io penso, sono un papà tranquillo. È per te che sono verdi gli alberi, e rosa e fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio. E molte volte uno arriva un po' con fastidio a casa quando non le vanno bene la cosa. Però dopo guardarlo in faccia a tuo figlio, per la faccia, la felicità che ce l'hai, e questo si dimentica un po', no? Ha il tuo stesso taglio di capelli tuo figlio? No, lo stesso, però c'è il capello lungo. Ma i piedini, comincia col pallone a giocare, ce lo vedresti calciatore o no? Magari, però dopo deciderà lui. Però adesso sì, gioca. Ah, gioca già? Quanti anni ha? 2 e mezzo. 2 e mezzo già col passo, sinistro o destro? Destro. Quindi lo consigliamo già al direttore? Se c'era a sinistro era un problema, perché io sono destro. già opzionato, direttore. Fuori dal campo come sei? Che hobby hai? Cosa ti piace fare? È un hobby, la musica. Mi piace la musica, sì, mi piace. Musica ascoltare. Mi piace tante musica, però di più mi piace la cumbia. La cumbia. Come sì. Tutti i sudamericani. È una musica che si ascolta molto in Argentina. Hai sofferto un po' questa marcatura speciale che poi dopo le prime partite hanno cominciato a fare il Io penso che è normale, per come avevo cominciato, dopo abbassare un po' il livello, adesso devo andare come prima, magari che sia così. Io penso che questo è normale in un giocatore che è il primo campionato in Serie A, credo che è normale. Ma il tuo ruolo qual è? Cioè dove preferisci giocare? Perché a Napoli è un po' la domanda che si fanno tutti, prima punta, seconda punta, esterno. A me mi piace giocare libero, è la verità. Mi piace giocare per dove voglio io, mi trovo bene per dove viene la palla, è la verità questa. E per gli allenatori non è facile però, lo so, fai quello che vuoi, no? Però credo che questo también mi aiuta, che ho l'allenatore giusto, perché credo che lui me lascia fare questo. Io non sono un cascatore, la gente può crederlo questo, però io non lo so. Dico che non sono un cascatore, che con la mia velocità può capitare che quando uno mi tocca, uno arriva in velocità, te toccano e va a terra, però io non dico mai che sono... Io non credo che sono un cascatore. Sono tanti i campioni, però è un campionato bello per giocare. Un campionato difficile e un campionato bello. Io mi piace il campionato italiano. Il giocatore che ti ha impressionato di più, quello che... per te è proprio un fenomeno in Italia, chi è? No, sono tanti, questo te lo dico, Totti è uno, Del Piero è un altro, Ibrahimovic, Kakà, sono tanti giocatori qua. Come nominate questo posso seguire, però sono tanti, è la verità. Chi vince lo scudetto in Italia? Non lo so, è un campionato, credo che non è una novità, però è che c'è di più possibilità, è l'Inter.
In Champions League, secondo te, le squadre italiane potranno fare strada? Io penso che sì, perché se lo rispettano tanto alle squadre italiane. Quando è che, secondo te, potremmo vedere la Vezzi con il Napoli in Champions League? È un progetto... Magari che preso. È un sogno tuo, è un progetto che secondo te si realizzerà? Non solo mio, sino di tutti i napoletani, credo anche della società. L'effetto del San Paolo, che emozioni ti dà? È bello questo, significa che uno sta facendo abbastanza bene il lavoro. Credo che questo è bello e a me mi piace giocare con tanta gente così. Noi siamo tranquilli che quando andiamo in campo lasciamo tutto dentro. E magari manca un po' la regolarità, no? Perché se vince in casa, in trasferta no. Credo che la squadra sta in crescita. Dobbiamo trovare la regolarità, credo. Ci credi all'obiettivo UEFA o è un discorso che sarà da rimandare all'anno prossimo? Non lo sappiamo questo. Dipende solo da noi. Sempre la squadra dipende dai giocatori. Magari che se troviamo la regolarità di qua al finale del campionato può essere. Ci credi quindi all'obiettivo europeo? Sì, credo, però dipende solo da noi. E quando vai a mangiare che mangi? Pizza, pasta? Cos'è che ti piace? Il caffè napoletano ti piace, per esempio? È un po' di tutto, qua si mangia abbastanza bene. Sì. Lei a inizio anno aveva detto che stavi due chiletti sopra, li hai buttati giù, sì? No, l'ho lasciato qua. C'è qualcosa che volevi dire e non hai detto? Qua ti abbiamo fatto dire tutto? Troppo? No, che ho gana di andare via. Grazie. 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 Posso? Questa è tua sta firma? No. No, eh? Non è tua. Qualcuno l'ha fatto per me? Meglio, no? Perché io la conosco la tua. Ce l'hai quando vai a fare viaggi in aereo, questo non ce l'hai? No. Questo è comodo perché ti vedi film. In aereo? Ma va bene, adesso mi ha regalata questa. Per l'intervista direi come questo. Ma adesso con l'italiano come va? Meglio con l'italiano, no? Sì, però no. Ma il fatto che magari stai sempre con loro, voi parlate sempre spagnolo tra di voi. Quasi sempre. Questo magari non ti aiuta tanto. Però no. Non faccio capire. No, che casino è fare tutto questo? Solo per te? Sì, solo per 15 minuti. A posto lo Sky a casa, sì? Sì. Finalmente. Sì. Poggio, attento a quei due. Attento a quei due. Attento. Può fare la intervista, però solo si parla male del mister. Ha detto, attenti a quei due. Ma non parli più per quanto? Per altri 6 mesi? Più o meno. Che casino è fare una intervista. Capito.